impatto nel mondo della televisione. L'amato attore di Un posto al sole è morto a soli 58 anni per via di una terribile malattia che lo affliggeva da tempo. Addio Antonio Pennarella, il grande interprete contemporaneo della tradizione teatrale e cinematografica napoletana, se ne è andato. Nella sua fortunata carriera ha lavorato con i migliori registi e autori, da Marco Bellocchio ad Antonio Capuano, da Stefano Incerti a Marco Tullio Giordana. I ruoli che ha interpretato non sono mai stati facili, ma hanno sempre fatto molta presa sul pubblico. Pennarella era un vero professionista ed era conosciuto da grande pubblico per aver interpretato il boss Nunzio Vintagliello in Un posto al sole. A causa della malattia Pennarella aveva dovuto abbandonare la soap per la immensa tristezza dei suoi tanti ammiratori. Ma quello del boss Nunzio è stato solo uno dei tanti ruoli che Pennarella ha interpretato nella sua carriera. Si è formato nella palestra della Galleria Toledo di Laura Angiulli e, come riporta Il Mattino, ha sgomitato per trovare spazio sulle tavole del palcoscenico, diretto dalla stessa Angiulli, o al fianco di Carlo Buccirosso. Tra i film che lo hanno visto come interprete: Il sogno della farfalla di Marco Bellocchio, I buchi neri di Pappi Corsicato, Il verificatore di Stefano Incerti, Giro di luna tra terra e mare di Beppe Gaudino, Lontano in fondo agli occhi di Giuseppe Rocca, Luna rossa e La guerra di Mario di Antonio Capuano. E ancora, Noi credevamo di Mario Martone, Leoni di Pietro Parolini, Sodoma l'altra faccia di Gomorra di Vincenzo Pirozzi, Tache Five di Guido Lombardi, Indivisibili di Edoardo De Angelis, Pater Familias di Francesco Patierno, L'uomo spezzato di Stefano Calvagna, Noi e la Giulia di Edoardo Leo e Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero. In televisione ha lavorato molto: Il maresciallo Rocca, La squadra, La nuova squadra. Non solo. Provaci ancora professor. Capri, Il tredicesimo apostolo, La stagione dei delitti, Il coraggio di Angela, Il clan dei camorristi, Squadra antimafia, Il sindaco pescatore. Da quando circola la notizia della sua morte, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da colleghi e ammiratori. I suoi funerali si terranno sabato alle 11 a Napoli, nella chiesa di Via Porta San Gennaro.